Buongiorno a tutti, io sono Beatrice Vardu e sono un'ex studentessa del liceo Piero Martinetti di Caluso. Ho frequentato l'indirizzo linguistico prendendo il diploma nel 2017 e il mio percorso al Martinetti, come normale penso che sia per ogni ragazzo o ragazza in età adolescenziale, è costellato di alti e bassi. Però ho sempre trovato nella struttura e nel corpo docente un costante appoggio e un costante mirare ad incentivare e a valorizzare le proprie attitudini. In generale posso dire che non solo i corsi di lingua, ma anche tutti i corsi previsti dal piano di studi tendono a voler porre lo studente al centro dell'attenzione. Quindi a renderlo non spettatore passivo, ma davvero attivo delle proprie giornate. Ricordo infatti con molto affetto che spesso sotto consegna eravamo proprio noi studenti a dover portare degli argomenti in classe da dover trattare e discutere insieme. Anche perché si pensa sempre, ed è giusto così, che il dibattito sia la forma maggiore di conoscenza e di apprendimento. Il fatto di essere compresi ed essere membri attivi di quello che è l'organizzazione scolastica è sicuramente un fattore che va ad influire molto sulla propria permanenza in un determinato istituto. Io ho avuto la grande fortuna appunto di far parte di quello che è un indirizzo molto inclusivo. Quindi un mondo e un ambiente che già permette per propria natura allo studente di parlare e di conversare, poiché comunque il linguistico si basa sulla comunicazione, su quello che è l'approccio con il prossimo. Grande vanto sicuramente dell'indirizzo linguistico del Martinetti e ovviamente l'offerta formativa extrascolastica, quindi al di fuori delle lezioni normali. Vengono infatti attivati ogni anno dei corsi extrascolastici per migliorare le proprie capacità, le proprie skill linguistiche e le proprie passioni. Io stessa ho fatto parte per 5 anni della compagnia teatrale scolastica, Las Máscaras, recitavamo in spagnolo ed è ancora attiva oggi. La compagnia Las Máscaras non solo sono riuscita a migliorare quello che già era il mio bagaglio linguistico spagnolo, ma anche a vincere determinate debolezze, quale poteva essere una timidezza, quale poteva essere la paura di parlare in pubblico. Quindi non solo è utile dal punto di vista puramente scolastico, ma anche da quello strettamente umano. E poi per non parlare delle certificazioni Cambridge DELE ed ELF, dal B1 al C1, che vengono messe a disposizione di tutti coloro che vogliono davvero vedere riconoscere il frutto dei loro studi. Il linguistico al Martinetti è un ambiente sereno, capace di formare studenti senza indirizzarli per forza verso la via scelta come indirizzo, ma anzi capace di formare a 360 gradi sotto qualsiasi aspetto. Io ora sono laureata in triennale all'Accademia di Belle Arti di Milano in arti multimediali e media design. Studio e vivo a Milano e lavoro come filmmaker, quindi il fatto di aver intrapreso una carriera liceale con le lingue mi permette, nonostante non l'abbia poi proseguita all'università, di poter comunicare e di potermi approcciare a determinati mondi che hanno a che fare col mio lavoro attuale in modo molto più semplice e molto più diretto. Tornassi indietro, lo rifarei perché penso davvero che il linguistico sia l'indirizzo che di più in assoluto ti aiuta e ti permette di stare al mondo, in maniera figurata e in maniera anche assolutamente astratta e umana. Io vi saluto e vi ringrazio, augurandovi di fare la scelta migliore per la vostra carriera scolastica. Un grande in bocca al lupo!